Pace a tutti, ben ritrovati a questo consueto appuntamento che tiene compagnia a tutti, non soltanto attraverso la frequenza radio, ma anche attraverso il canale YouTube, lo sapete già, e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano, che risponde sempre al 349 64 11 232, dove potete farci le vostre richieste dei cantici che ascoltate in questa trasmissione e in tutte le altre che vanno in onda attraverso il nostro canale, la nostra pagina, per ascoltarle la domenica mattina prima della diretta del fratello Nino. E ripeto, 349 64 11 232. Adesso insieme loderemo il Signore e poi lo pregheremo pure insieme. Dove siamo? Dove due o tre sono radunati nel suo nome, disse Gesù, c'è la sua presenza e stiamo ascoltando alla tua presenza.
Abbiamo insieme ascoltato il cantico cantato in lingua spagnola Corri mio cuore. Adesso insieme stiamo continuando a stare alla presenza del Signore con un altro cantico. Il suo titolo è Potenza della lode. Ascoltiamolo insieme. Buon ascolto, come sempre, da Radio Messaggio Cristiano che vi sta tenendo compagnia via radio, su YouTube e anche su Facebook. Come musica la mia vita. Yeah.
Potenza della lode è giunta al termine per lasciare spazio a quest'altro bellissimo cantico, Non temere, ispirato da Isaia 43:1-2. Non sono dei numeri gettati a caso, nel senso è che è dal libro del profeta Isaia capitolo 43, il primo e il secondo versetto. Non temere. Io ti ho creato e ti ho salvato, tu mi appartieni, ti amo. Io ti ho formato e ti ho chiamato per nome, tu sei prezioso per me. Io ti ho formato e ti ho chiamato per nome, tu sei prezioso per me. Quando passerai per il fuoco, non
sarai bruciato. Non temere, non temere, io sarò con te. Vogliamo rivolgere insieme la nostra preghiera al Signore, che ci ha detto di non temere perché Lui sarà sempre con noi. Quando passeremo per le acque o per il fuoco, nessun male ci colpirà e si accosterà alla nostra tenda, alla nostra casa. Grazie, Signore, per quest'altro giorno di vita. Perdonaci quando sbagliamo, quando siamo deboli, ma dacci la forza sempre, grazie perché ce la dai, di portare avanti ogni cosa e qui ha messo mano l'aratro, appunto non si volti indietro. Grazie per tutto quello che ci dici nei culti, che sono attualissimi, e nelle dirette, e anche nel calendario ogni sera. Grazie per tutto, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. E su questa musica esprimete tutto ciò che il cuore vi fa sentire nei confronti del Signore. La stiamo riascoltando nuovamente insieme. Chi si sente di ascoltarla e basta, lo faccia pure. Chi si sente di fare qualcos'altro, di commentare in qualsiasi modo, lo faccia pure. Tutto dedicato al Signore, sia le parole che i disegni che il silenzio. Tutto dedicato a Lui. Thank you.
Radio Messaggio Cristiano ci sta facendo ascoltare Un cuore puro, ispirato al Salmo 51, salmo scritto da re Davide quando peccò. Chi sappia cercarti, crea in me un cuore puro, che sappia amarti. Mi inginocchio qui davanti a te, Gesù, vieni e cambia il mio cuore. Santo, ci insegna col Padre nostro di dire fra le varie cose: sia fatta la tua volontà qui in terra come è fatta in cielo. Beh, gli angeli, i cherubini, i serafini e i 24 anziani cosa fanno? Glorificano, cantano e dicono santo, 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 ed è quello che dobbiamo fare noi. Non dillo dalla mattina alla sera, altrimenti ci prendono per pazzi. Dirlo, ma anche glorificarlo e santificarlo col nostro modo di agire, di parlare, di comportarci, di vestire, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera include tutto quello che noi sappiamo che dobbiamo fare, quello che il Signore ci insegna. Culto dopo culto, diretta dopo diretta, calendario dopo calendario. Collaboriamo tutti insieme per santificare il suo nome, io di qua, voi da lì, con le vostre frasi, i vostri disegnini, i vostri cuoricini, anche col vostro silenzio e la vostra meditazione. In una grande nave non c'è solo il capitano, c'è chi sta alle macchine, chi sta ai motori, c'è chi pulisce, c'è chi cucina, chi stira, chi lava, chi serve ai tavoli. In una grande nave da guerra ognuno ha il suo compito. Beh, siamo nella grande nave del Signore Gesù, siamo soldati arruolati nell'esercito di Cristo. Ognuno di noi facciamo la nostra parte e la Chiesa, questa nave, andrà avanti di valore in valore fino al ritorno di Gesù. E poi insieme vedremo faccia a faccia il capitano. Thank you.
vedere il cielo, per guardare il dolore con il tuo stesso sguardo. Ai tuoi passi sulle acque, al tuo soffio leggero, al rovedo ardente, al tuo nome nascosto, al tuo volto disarmato, alla tua gloria, alla tua pace, alla tua compassione. Amen a te che sei fedele, mille, mille anni ancora, ancora. Amen. Amen a te che sei fedele, mille, mille anni ancora, ancora. Ed inizia così, amen o amen, ha lasciato spazio a questo cantico che sta per iniziare, che si intitola Per te, dedicato al Signore, per tutte quelle cose che Egli ha fatto per noi, che ci ha insegnato attraverso varie parabole, varie storie vere raccontate da Lui nei Vangeli. Ascoltiamole insieme e poi seguiremo ad ascoltare Amen, cantato in lingua spagnola. Che hai lasciato il gregge sui monti e mi hai portato sulle spalle fino a casa. Per te che eri vicino quando tutti mi voltavano le spalle e hai versato ferite, olio e vino. Per te che mi hai strappato dalla fossa della morte e hai mutato il mio lamento in danza.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano, che vi tiene compagnia via radio, ma anche su YouTube e Facebook, cercando ovviamente Radio Messaggio Cristiano, che risponde al 349 64 11 232. Si intitola sempre Amen, è cantato in lingua spagnola, è tra pochissimo per te, lo ascolteremo in inglese, For You, per raggiungere tutti coloro che ci seguono da qualsiasi altra parte del mondo. Después de tanto tiempo, después de tanto silencio, después del miedo y el lamento, yo te digo left the flocks on the mountain.
beautiful hands. For you who rescued me from the deepest distress and changed all my sorrow into dance. And I always find you in the sunrise. Eccolo qua, cantato in inglese come vi avevo detto poco fa. Buon ascolto a tutti da Radio Messaggio Cristiano. Santo è il Signore che siede su. Adesso stiamo ascoltando Dio Onnipotente. La terra è piena della sua gloria. La terra è piena della sua gloria. Santo è il Signore che siede sul suo trono. La terra è piena della sua gloria. La terra è piena della sua gloria. Dio onnipotente, Salvatore eterno, Re delle nazioni, chi non ti temerà? Meravigliose
la sua gloria. Dio onnipotente, Salvatore eterno, Re delle nazioni, chi non ti temerà? Meravigliose sono le tue opere. Chi non ti temerà? Dio onnipotente, Salvatore eterno, Re delle nazioni, chi non ti temerà? Meravigliose sono le tue opere. Chi non ti temerà? Chi non ti temerà? Santo è il Signore che siede sul suo trono. Adesso voglio meditare con voi non su un fatto biblico, non voglio neanche raccontarvi una storiella con una morale, ma una storia vera, purtroppo, che riguarda milioni e milioni di giovani, anche meno giovani, sui social, su Instagram, su Facebook, nulla disprezzando, perché anche Radio Messaggio Cristiano è presente su Facebook, su YouTube, su Instagram, ma come dice spesso il fratello, il coltello serve per tagliare il pane, affettare il pane, sbucciare la frutta, ma può servire anche per fare del male. E se non lo si maneggia bene, per farsi automaticamente, autonomamente del male. Quindi ogni cosa, se usata per il bene, è una cosa buona e messa nelle mani di Dio. Allora, dobbiamo aiutare questi giovani, non parlo in modo particolare dei nostri figli, ma di tutti i giovani e di tutti anche meno giovani che sono social dipendenti, hanno una vita social, ma non una vita sociale. Immaginiamoci una persona, una ragazza, una donna, la mattina si alza, va in bagno e si trucca, poi si mette, indossa il pigiama, quello buono, quello nuovo, stirato, pulito, quello nuovo, quello buono, quello del dottore, lo chiamiamo così, va nuovamente a letto con le lenzuola e le coperte, quella nuova, e si fa il selfie e lo posta subito sui social. Chi lo vede dice: beata te che ti svegli coi capelli pettinati, bella fresca in viso, col pigiama bello nuovo. Poi va al bar, ordina la colazione e scatta la foto a quello che ha mangiato. E 2000, 1000 amici, 300 amici mettono like. Idem a pranzo, mangia in un posto e scatta le foto tutto ciò che mangia. Vita social versus realtà. Ti alzi la manina la mattina coi capelli spettinati. Un disastro. Come si dice a Messina, chi capiddi sciaminati. 3,5 kg di borse sotto gli occhi, 850 kg di occhiaie. E si sente nel palazzo una buciata. Wow! Ed è praticamente le buci che fa tuo marito quando ti guarda in faccia. Non te la fai la foto in quelle condizioni. Col pigiama vecchio, magari, che ti sta anche un po' tutto sceso di lato, con l'elastico un po' largo, con le ciabatte, quelle famose di una volta, vi ricordate le famose ciabatte col buco nell'alluce? Quella foto non te la fai. Mangi a colazione il latte normalmente, oppure salti la colazione perché non riesci a mangiare, e
e poi mangi a pranzo a casa, magari non arrivi a cucinare e mangi, fai due spaghetti col burro, due spaghetti con la salsa velocemente, magari invidi la tua amica su Facebook che ha la pasta a forno, gli arancini o arancine o che ne so io, pennette salmonate. E non puoi neanche fotografare gli spaghetti con la salsa o gli spaghetti col burro e i risoni col formaggino, magari ti vergogni, no? Ammetti che non sei arrivata a cucinare, che non avevi niente in casa in quel momento e non sei potuta uscire a fare la spesa. Ma magari non c'avevi manco i soldi per fare la spesa, ma questo non lo deve sapere nessuno. Non puoi neanche fare la foto a quello che stai mangiando, perché non solo non vale quello che stai mangiando agli occhi della gente che vive sui social, ma magari hai la tovaglia da tavola che non hai neanche stirato, sporca di giorni prima, con le macchie di quello che hai mangiato due giorni fa, di quello che tuo figlio ti ha sputato mentre si affogava mentre mangiava. Non puoi fare cattiva figura. E quindi quando guardi quello che fanno gli altri sui social, ti viene la depressione. E non ti rendi conto che i problemi che hai tu ce l'hanno tutti alla fine. Nessuno si fa la foto e se la mette sui social con 3 kg di borse sotto gli occhi e le occhiaie e i capelli sciaminati, spettinati in italiano. Nessuno fa la foto alla pastina col burro, gli spaghetti con la salsa. Ognuno si fa la foto a quello che magari fai una volta alla settimana, una volta al mese, no? Più buono, no? Una volta ho visto il video di uno che usciva per strada e diceva a perfetti sconosciuti: facciamo amicizia, diventiamo amici, facciamo amicizia. E poi abbracciava tutti e diceva: mi piaci, ti lovo, ti lovo. Era per farci riflettere, perché quello che in realtà succede sui social, chiedi l'amicizia a persone che manco conosci, o persone che manco conosci ti chiedono l'amicizia, e giustamente per avere più amici degli altri, l'accetti, che fai, non l'accetti? Quando si apre il tuo profilo si deve avere che hai tantissimi amici, mica quei pochi che conosci davvero. Persone che non hai mai visto in vita mia e che mai vedrai, persone che ti chiedono l'amicizia, a cui tu le chiedi, che mai ti mettono un like, un mi piace su quello che fai, che non la pensano completamente come te, che se le incontri per strada manco li riconosci. E poi magari c'è la vicina di casa, la incontri per strada, ti saluta e dici: ma chi era? Sono quella che abito accanto a te, non mi conosci? No, non ti conosco, però conosci a quella dell'Africa, quella della Germania, quella della Cina che ce l'hai mica su Facebook, no? E manco conosci, manca quella. Ma sapete che la maggior parte delle persone giovani, la generazione Z si chiama così, quelli nati in questi ultimi periodi, soffrono di ansia e di depressione purtroppo per colpa dei social? La vita perfetta non esiste, una volta la vedevamo nei film americani, il sogno americano, la vita perfetta non esiste. Come hai bisogno tu di lavarti i denti la mattina? Tutti hanno bisogno di lavarsi i denti la mattina. Come tutti hanno bisogno di cambiarsi i calzini o di lavarsi i capelli? Tutti, ma nessuno mai te lo dice sui social. Come tu sei stanca di cucinare, stanca di apparecchiare, di stirare la tovaglia e farti la foto a tutto quello che mangi, tutti sono stanchi. Se in una foto vieni male, non te la metti sui social, se vieni sorridente, che hai il vestitino nuovo e te la fai sull'ascensore mentre esci, è ovvio che sei un essere perfetto e tutti ti invidiano, ma quello che c'è nel tuo cuore, solo tu lo sai. Allora, usciamo da questi schemi, utilizziamo i social solo per il bene, come state facendo in questo momento? Come facciamo ogni martedì e venerdì sera, ogni domenica con la diretta e in tante altre occasioni per guardare i video di cantici e quant'altro, per condividere le dirette, per condividere quello che il Signore ci dà e conoscere sempre più gente. Usiamoli per il bene, per diffondere l'Evangelo, e non facciamoci prendere la mente da queste mode e dalla modernità, da questo modo di vivere che tutti criticano, tutti giudicano, ma tutti utilizzano. Dobbiamo pensare con la nostra testa. Il Signore ci ha dato una testa, un cuore e una testa. Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo, guidare da Lui, ma abbiamo anche un'intelligenza, per grazia di Dio, e una coscienza. Non lasciamoci sopraffare dalla tecnologia e dai social. Utilizziamoli per il bene. Siamo noi a comandare, non
loro a comandare su di noi. E quando vediamo la vita perfetta degli altri, ricordiamoci che c'è tanta tristezza in quel cuore, tanta falsità in quelle foto, come i trucchi del cinema, come i trucchi dei prestigiatori. Anche lì c'è tanto, tanto, tanto trucco e tanta, tanta, tanta tristezza in quelle persone che sentono il bisogno di postare quelle foto. Bene, una meditazione tra di noi. Bene, detto questo, continuiamo a ringraziare il Signore e usare i social per il bene, per la gloria di Dio, per diffondere l'Evangelo, per stare in comunione uniti tra di noi. E allora sì, che avremo una vita sociale, anche se distanti, uniti. Rimbocchiamoci le maniche perché il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Questo mondo sta aspettando di vedere i figli di Dio, una vera famiglia su cui contare, un unico Dio che ci insegna ad amare. Lascerà spazio tra pochissimo al cantico Tempo di Ritorno. Buon ascolto e buona visione sempre con la pace di Gesù da Radio Messaggio Cristiano.
Stiamo ascoltando la musica introduttiva del cantico, ripeto, dal titolo Tempo di ritorno. Sì, siamo ancora in tempo per tornare indietro. Non siamo ancora arrivati al punto di ritorno, ma questo mondo, questo pianeta gira in fretta, corre in fretta e presto ci arriverà. Ma noi con i nostri figli, le nostre famiglie, la Chiesa di Cristo, vogliamo bloccarlo. Nel millennio non sarà certo così e grazie a Dio che non sarà così. Molti dicono, per quanto riguarda il surriscaldamento globale, non esiste un pianeta B. Ma noi diciamo, per quanto riguarda la nostra anima, non esiste un'anima B. Non esiste un lato B, abbiamo solo il lato A e dobbiamo viverlo al 100% bene, con la gloria di Dio e la grazia di Dio. Dolce Spirito Santo, comunica con noi. Dolce Spirito Santo, tu vivi dentro ai nostri cuori. Dolce Spirito Santo, riempici di te, usaci come vuoi tu. Ma anche in questo, quando si scattavano le foto, bisognava aspettare 10-15 giorni prima di svilupparle ed era una gioia prendere le foto dei compleanni. Adesso si scattano a tutte le sciocchezze che si fanno. Se non vengono bene si rifanno prima di postarle, oppure si ritoccano. Ma non vogliamo una vita ritoccata, vogliamo una vita vera. Non soltanto nel lodare il Signore come al primo amore, ma anche per vivere la quotidianità umana, vera, leale, sincera e spontanea. E se si vive così si è davvero felici, come piccoli fanciulli. Ricordate la storiella della ragazza truccata, bloccata in ascensore, che si stava smontando tutta, parrucca, ciglia finte, unghie finte, lentine colorate? Beh, poi è diventata semplice e naturale, beh, la nostra vita così deve essere nei confronti di Dio, del nostro prossimo e anche nei confronti di noi stessi, semplice e naturale, vera e sincera. Ultimo cantico, Trasformami. Sì, si è sempre in tempo per tornare indietro sui propri passi e per essere rigenerati e trasformati e nascere di nuovo con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto del Signore. Trasformami, trasformaci, Signore. Trasformami.
siamo giunti al momento dei saluti. Quel cantico che abbiamo appena ascoltato era l'ultimo di oggi, Trasformami il suo titolo. E sì, vogliamo chiedere al Signore di trasformarci. Chiunque si sia lasciato prendere da cose vane può sempre tornare indietro sui propri passi e intraprendere nuovamente la strada che porta al cielo, al millennio e poi alla vita eterna, quindi al cielo. E nuovi cieli e la nuova terra. Come possiamo essere trasformati? Mediante la parola di Dio che agisce in noi, seguendo i culti ogni martedì e venerdì sera, sempre sulla nostra frequenza radio, la frequenza di Radio Messaggio Cristiano, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, seguendo i versetti del calendario, sera dopo sera, anche su Instagram, e seguendo le dirette del fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15. Così possiamo essere trasformati come il prodigo tornare alla casa del Padre. Prima di salutarvi definitivamente vi ricordo ancora il nostro numero, che è 349 64 11 232. Ripeto, 349 64 11 232. Vi lascio adesso in compagnia, ecco, stavo dicendo pure questo, di questa musica appartenente al cantico Come il prodigo. Pace, a più tardi sulla nostra frequenza radio.